Otvorimo se Gospodino, njegovoj ljubavi. Amoci al Signore al suo amore. Otvorimo sue ruke. Apriamo adesso le nostre mani. E come Maria diciamo, eccomi Signore, sii fatto di me secondo la tua parola. Eccomi Gospodine. Signore. Otvaram se tvoje ljubavi. E mi apro al tuo amore. Predajem se tebi. Mi abbandono a te. Želim slušati tvoju riječ. Io voglio ascoltare la tua parola e tua volontà. Tuoi desideri. Tvoje srce. Tuo cuore. Evo me, Gospodine. Eccomi, Signore. Gospodine, probudi, ojačaj. Signore. Accresci la mia fede e la mia fiducia in te, finché mia fede sia come la fede di Maria. Accresci la mia fede, che tu sei Padre misericordioso, che tuo amore è più grande dei miei peccati. Accresci la mia fede, che tu mi perdoni, che tuo cuore è grande e il tuo amore è come il sole che illumina sempre. Accresci la mia fiducia, Signore, in te. Non preoccuparmi per il futuro, finché la fiducia in te sia più forte di qualsiasi paura. Signore, accresci in me la fede che a te nulla è impossibile. Gesù, io credo. Gesù, confido in te. Kvala Kriste, Kvala Kriste, Kvala Kriste, Kvala Kriste. Mulțumesc, Iisus, mulțumesc, Iisus, mulțumesc, Iisus, mulțumesc, Iisus, aleluia, aleluia. Gospodine, molim te za dar ljubav. Signore, ti prego perdono d'amore. Da mogu. Perché io posso crescere nell'amore. Accresci in me l'amore verso te, Gesù, per amarti più di prima. Dammi ljubavi prema Eucaristiji. Amore verso l'Eucaristia. Verso la preghiera. Maria madre. Affinché come Maria sorella di madre io possa scegliere la preghiera, scegliere di stare con te Gesù, lasciare il resto, televisione, cellulare, internet,
e tutte altre cose è scegliere di stare con te, Gesù. Kako je dobro biti s tobom, Isus. Signore, è bello stare con te. Probudio me ljubav prema... Accresci in me l'amore verso te. Su tua parola. Cresci in me l'amore verso l'adorazione eucaristica, verso la preghiera davanti alla croce. Donami l'amore verso il digiuno, verso la confessione. Cresci in me il bisogno per la conversione. Signore, donami amore verso i membri della mia famiglia. Verso altre persone, per vedere il positivo negli altri. Dammi amore verso le persone che non mi piacciono. Dammi amore verso la persona che mi ha fatto del male. La persona che in me ha provocato dei sentimenti negativi. Gesù, donami amore verso questa persona. Così che l'amore mi porta dalla schiavitù ai sentimenti negativi e guarisca mio cuore. Gesù, donami amore. Gesù, donami del tuo amore. E con tuo amore guarisci mio cuore. Gesù, donami amore. Finché tuo amore trasformi il mio cuore. Cansa Gesù, cansa Gesù, cansa Gesù, cansa Gesù, cansa Gesù, Signore, tu vuoi che noi siamo liberi. Invece noi facilmente cadiamo nelle schiavitù. Esistono del bisogno per cibo, per vestiti, per la casa, ma esiste anche l'avidità. Esiste la schiavitù alle cose. Come quel ricco dal Vangelo di oggi. Signore, apri i miei occhi per riconoscere quello che avanza, per riconoscere a cosa sono schiavo, cosa è quello che non mi serve. E libera il mio cuore per poter liberarmi di questo. È quello che non mi serve, che io posso dare agli altri. E per tutte le persone che sono schiave alla televisione, al cellulare e tante altre cose. Signore, libera i nostri cuori, così che possiamo lasciare tutto questo e scegliere di guardare non lo schermo, ma membri della nostra famiglia. Scegliere di stare con te, Gesù, stare con te in preghiera. Signore, ti preghiamo per tutte le persone che sono schiave all'alcol, alla droga, ai giochi d'azzardo, alla pornografia. Gesù, libera i nostri cuori. Liberaci. Perché tu ci hai creati per la libertà.
solo quelle robe. Per tutte le persone che sono schiave di sentimenti negativi, l'odio, la gelosia, l'invidia, la rabbia. Gesù, liberaci. Preghiamo per tutte le persone che sotto influsso dei spiriti immondi, coloro che sono nel suo potere, Gesù, liberaci. Gesù, liberaci con la potenza del tuo Santissimo Spirito. Gesù, liberami. Signore, a te presentiamo le persone malate al corpo e all'anima. Te loro, Signore, mettiamo davanti a te. Sii tu a toccare i loro dolori con la potenza del tuo spirito e guarisci tutti loro. Glorificati per mezzo di loro, Signore. Per tutte le persone che hanno cura di questi malati, Signore, dona loro la forza di continuare. Ma perdono di accettare la croce, così che posso accettare me stesso così come sono, di accettare il mio handicap, la mia perdita, sconfitta, poter accettare tutto quello che è. Accettare me stesso come un originale, come una persona unica, per non cercare di essere una coppia. Preghiamo, Signore, accettare anche altre persone, che io posso accettare la persona con quale vivo, con quale lavoro, di accettarla così com'è. Donami la grazia di accettare la croce, finché l'accettazione della croce trasformi il mio cuore. Signore, grazie per tutto. Grazie per quello che è difficile, quello bello, buono, ma anche quello male e il pesante. Signore, grazie. E ti prego, trasforma il mio cuore. Signore, benedici tutti noi. Benedici tutti noi, finché rimaniamo nel tuo amore. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.